Ecco, mi è venuta ancora in mente qualche cosa che voglio condividere con voi questa mattina e la riflessione parte da questa immagine, l'immagine su cui poi partiamo è l'immagine che l'Apostolo Paolo ci dà dicendo in Romani 8:1, la prima parte, che non c'è dunque più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Alleluia! Però quella che vogliamo sottolineare questa mattina non è semplicemente questa notizia di gioia che già ci dovrebbe fare saltare di almeno 2 metri, come a dire non saremo più condannati, non saremo più degni dell'inferno perché Gesù ci ha salvato e noi ancora non lo capiamo perché viviamo magari in un inferno qua, non capiamo com'è grave l'inferno, ma dovreste veramente solo per questo, per questo versetto che non c'è più alcuna condanna, perché se Dio è con te chi sarà contro di te? Se il giudice supremo ha deciso di perdonarti, chi ti accuserà? Chi accuserà gli eletti di Dio? Il diavolo ci prova, ma non li può accusare perché? Perché sono stati scagionati dal sangue dell'agnello. Alleluia! E questo ci deve dare gioia. Però questa mattina, subito collegata a questa gioia, c'è un'altra affermazione che forse ci dà meno gioia. Il fatto che non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù non significa che non c'è più nessuna correzione in quelli che sono in Cristo Gesù, perché qualcuno potrebbe dire benissimo, visto che non c'è più alcuna condanna, vuol dire che tutto quello che faccio è buono, vuol dire che non ho bisogno di cambiare niente, vuol dire che già Dio mi ha salvato e quindi siccome mi ha salvato allora tutto va bene. No, no, non è così. Quindi il non essere più sottoposti al giudizio, alla condanna di Dio, non esclude il fatto che Dio, proprio perché ci ama, ci vuole correggere. È una parola brutta. Nessuno vuole essere corretto. Nessuno. Tante volte abbiamo questa falsa immagine che ci fa dire se mi ami non correggere, dice il bambino alla mamma, i miei errori di grammatica, non mi fare rimarcare quando sbaglio, ma è proprio perché ama la mamma, cerca di suggerire una grammatica corretta nel proprio figlio, che è il minimo, dico, perché poi la grammatica riguarda solamente il linguaggio, ma in tutti i comportamenti, in tutto quello dove realmente noi possiamo essere distrutti, chi ci ama ci vuole correggere. E questa è una parola importante, dobbiamo comprenderla bene e dobbiamo comprendere che il rapporto con Dio, il rapporto tra di noi, il rapporto con la Chiesa è un rapporto dove la grazia ci ha liberati, ma c'è un lavoro di correzione, è come una scuola. E anzi, direi di più, che questa scuola diventa una scuola ancora più minuziosa nel momento in cui si formano le classi. Le cellule sono un po' anche delle classi, sono dei punti dove si può verificare meglio, dove si può vedere meglio i nostri progressi, dove ci si può aiutare, ci si può correggere, ma tutto in un progetto fondamentale di Dio che è quello di volerci correggere. Leggiamo un verso subito in Ebrei, al capitolo 12, partiamo da questa lettura. Allora, capitolo 12 dice così: anche noi, dunque, poiché siamo circondati, facciamo un po' di lettura, è utile leggere la scrittura, beati quelli che osservano, guardano la legge, vi meditano giorno e notte, anche noi, dunque, poiché siamo circondati da un così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Fratelli,
siete in gara, qualcuno di voi forse non se ne accorge, siamo in gara. E non siamo in gara per riuscire a prendere quella materia o a superare quell'esame di università. Questa è una gara di un certo tipo, ma quando hai cominciato la tua vita cristiana vera, reale, hai cominciato una gara verso la maturità spirituale, una gara verso la santità, una gara contro il peccato, una gara contro il diavolo. E la vita del cristiano è una gara, non è una crociera, come qualcuno forse aveva immaginato. Oh, che bello, divento cristiano, mi siedo là, Dio mi servirà il caffè, il tè, i dolcini, i pasticcini, poi se ho bisogno, Dio, mezzo chilo di benedizione, arrivo. No, è una gara, è una lotta contro il tempo. È un imparare ad approfittare delle occasioni perché i giorni sono malvagi, dice l'Apostolo Paolo. Quindi se noi non abbiamo una guida ci andremo a prendere tutte le occasioni malvagie e falliremo di prendere la benedizione di Dio per quel giorno, il nutrimento di Dio per quel giorno. Quindi corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo nel vedere se gli altri stanno correndo, dice così? Guardandoci intorno per vedere se gli altri stanno correndo con noi, no, fissando lo sguardo su Gesù. Questo è l'obiettivo. Noi tante volte stiamo a guardare cosa fa l'altro, diciamo, ma l'altro non corre. E l'altro sarà giudicato perché non corre. Tu che stai facendo? Perché l'altro non corre, ti senti autorizzato anche tu? Perché l'altro prende la vita cristiana come una crociera, anche tu ti metti lì e ti accodi? No, è una corsa verso la luce, è una corsa verso la libertà, è una corsa verso la guarigione, ma è una corsa, una corsa è un percorso fatto velocemente, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Quindi, come a dire, colui che ha messo questa fede all'inizio dentro di te, ma la vuole rendere perfetta, come a dire, gli vuole fare realizzare tutti i risultati che la fede può dare nella nostra vita. Prima fede per sollevare un pezzettino di cosa, poi fede per smuovere le montagne, prima fede solamente per sorridere, poi fede per vincere le cose più tremende nella nostra vita, i vizi più tremendi, il dominio della paura, tutte quelle cose che il diavolo ti ha messo dentro, ma che se tu perseveri nella fede puoi vincere. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede la rende perfetta. E poi fa una piccola parentesi su Gesù: per la gioia che gli era posta dinanzi a Gesù, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Qui è un altro esempio, un altro consiglio per poter correre. Devo parlare di correggere, sto parlando di correre prima, ma c'entra, ora lo capiremo perché. Come a dire, se vi sentite una resistenza, se vi sentite non abbastanza aerodinamici, per cui mentre che correte cominciate a sentire un vento, un'opposizione incredibile, ricordatevi che Gesù, che era il massimo, anche lui ebbe un'opposizione incredibile, anche lui soffrì, anche lui lottò, anche lui corse questa gara contro il tempo per arrivare lì dove aveva deciso di arrivare, per la gioia che gli era posta dinanzi. Come a dire, Gesù guardava oltre, e tu puoi correre solo se guardi oltre, se guardi quello che Dio sta realizzando attraverso il percorso che fai. Perché ci sono se no momenti del tuo percorso in cui non vedi più niente, e se non puoi guardare oltre ti fermi, altro che correre, rallenti, ti paralizzi, qualcuno fa retromarcia e dice non è conveniente, si va troppo in salita.
Considerate quindi colui che ha sopportato una simile ostilità. Se vi doveste trovare a sopportare delle ostilità, e le troverete, ma la cosa incredibile, come è avvenuta per Gesù, è che il nemico in un qualche modo diventa il benefattore. Capitemi, l'ostacolo diventa un modo per crescere nell'amore. L'ostacolo, il diavolo, voleva distruggere Gesù, eppure invece la sua morte ha distrutto il diavolo. E così il diavolo vorrà distruggerti, ma il tuo morire a te stesso distruggerà il diavolo. Qualcuno pensa che distruggere il diavolo significa prendere un bastone e cominciare a dargli colpi in testa. No, è la potenza dell'amore, è la fede, è la luce che vince il male. E considerate quindi quello che Gesù ha fatto, che ha sopportato questa ostilità contro se stesso da parte di peccatori, da parte di persone che avrebbe solamente fatto un soffio e le avrebbe cancellate, come questi vari supereroi che tutto cancellato. Ma perché non l'ha fatto Gesù? Ma perché non si è liberato di questi ostili uomini, testardi, caparbi, ostinati nella loro stoltezza? Ma perché non li ha cancellati? Perché? Perché li amava. Capite? Quindi consideriamo il suo esempio affinché non vi stanchiate, perché c'è questo rischio di stancarsi, perdendovi d'animo, anche scoraggiandovi e dicendo: ma quando arrivo? Ma questa gara è lunga, corriamo avanti. E poi voi non avete resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come figli. E qui andiamo alla correzione. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti scoraggiare, non ti perdere d'animo quando sei da Lui rimproverato, ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama. Quindi se Dio non ti corregge, vuol dire che non ti ama. Se non senti che Dio ti vuole correggere, vuol dire che non hai mai conosciuto l'amore di Dio, vuol dire forse che neanche sei suo figlio. Dio corregge quelli che Egli ama, proprio perché sei entrato in una relazione con Dio, filiale, sei figlio, Dio ti ama e vuole il meglio per te, quindi ti corregge perché ti ama. E punisce tutti quelli che riconosce come figli. Sopportate, verso 7, queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Qualcuno vorrebbe dire: no, io preferisco essere trattato come estraneo. E sai che significa essere trattato come estraneo? Significa poi rendersi conto di essere all'inferno solamente perché non hai voluto apprezzare il progetto dell'amore di Dio. Al di là di come potrai vivere la tua vita, se rimani estraneo a Dio, se rimani estraneo al Creatore dell'universo, la sua ricchezza diventerà estranea per te, ma non perché Dio non te la vuole dare, ma perché tu non vuoi beneficiare di questo grande tesoro, di questo grande diritto che ti ha dato di essere parte della famiglia. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non tenta di correggere, dovremmo scrivere qua, che oggi non è tanto semplice correggere i propri figli. Qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli, come a dire: non siete della famiglia. Se volete essere esclusi, se volete dire: no Signore, io non voglio essere corretto, correggi solo gli altri. Sapete cosa significa quando dite: Signore, non voglio essere corretto? Significa: Signore, non voglio essere amato. Trasponete la cosa, perché tante volte noi pensiamo che proprio perché uno ci ama non ci deve correggere. E i tentativi che tante volte noi facciamo di correggere sono legati all'amore, sono legati al desiderio di bene. Perché tante volte cerchiamo di correggere la nostra dieta?
quando mangiamo delle cose che ci fanno male? Perché quelle cose ci fanno male. Perché dobbiamo correggere la dieta? Ma perché la devo correggere? Infatti mangia e poi ti verranno un sacco di problemi, ti intossicherai, altre cose, eccetera, eccetera. Perché mi devo correggere la dieta? O perché devo correggere questo mio modo di essere? Ma perché devo correggere? Ma proprio perché c'è un progetto meraviglioso, ti dice Dio questa mattina, hai bisogno di accettare la correzione. Inoltre, dice, abbiamo avuto per correttori, verso 9, i nostri padri secondo la carne e le abbiamo rispettati. Anche qui, forse ai tempi si rispettavano di più i genitori, ora non sempre è così. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Se in qualche modo ci siamo dovuti assuppare, o qualcuno l'ha fatto con veramente serietà, di sentire la correzione e la guida di genitori umani che con tutto che sono più grandi, chiaramente hanno tutti i loro limiti, come noi non ci sottoporremo al Padre per eccellenza? Ammesso che abbiamo avuto una cattiva educazione dai nostri, a ragione maggiore dobbiamo avere una buona educazione da Dio. Sembra qui tuonare la scrittura. Essi infatti, cioè i padri umani, ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno. E qui già si vede il pericolo di un'educazione che non sempre è stata la migliore, come sembrava loro opportuno. Magari qualche genitore sembrava opportuno prendere la clava e colpire sempre il proprio figlio, qualcun altro sembrava opportuno completamente fregarsene, qualcun altro, non so, ognuno sembrava opportuno fare in un certo modo, ma Dio, il Padre di tutti i padri, sa quello che ci serve, sa quello di cui hai bisogno, sa come correggerti. Ecco perché vuole che tu accetti la correzione, la disciplina di Dio. Essi ci correggevano per pochi giorni, ma Egli lo fa per il nostro bene, sottolineato, per il nostro bene. Quindi smettiamola di dire, Signore, se mi ami non mi correggere. Se mi ami non mi dire dove sto sbagliando. Se mi ami fammi fare tutto quello che sento. E lì 3 chili di cioccolata, e lì, non so, ognuno di noi, tante volte ci sono degli psicoterapeuti che uno ci va in psicoterapia, la persona si sente frustrata, inibita, e gli dicono, signora, ma lei deve imparare a fare tutto quello che sente. Mamma mia, che grande pericolo! E se io sento a un certo punto subito di tradire mio marito, e se io sento di mangiare 10 chili di cioccolata, e se io sento di buttarmi dalla finestra... Vivi per quello che senti, non è questa la vera vita. Abbiamo un padre della vita, abbiamo una parola che ci parla della istruzione di come funzioniamo, abbiamo bisogno di seguire la disciplina del nostro padre. Egli lo fa per il nostro bene affinché siamo partecipi della sua santità. Qualcuno dice, signore, ma che mi interessa essere partecipe della santità? Io voglio essere partecipe di un bel po' di soldi, di una bella... Non capiamo il senso dei tesori eterni. Sì, Dio ci può dare anche, ci può fare partecipi anche della sua ricchezza, perché suo è il mondo. Però se Dio ci facesse partecipe di tutti i soldi che vuoi e non ti facesse partecipe della sua santità, ti farebbe del male. Perché i soldi scompariranno, la santità continuerà in eterno. Dio ti vuole fare arricchire di monete che valgono sempre. Stampiamocelo bene in testa, diciamolo bene a quelle persone che guardano semplicemente la vita per quello che si può mangiare, bere, avere. Non è questa la vita. Anzi, quando Gesù rimprovera i suoi discepoli perché dice che i pagani sono quelli che si preoccupano sempre, ma di che ci vestiremo, ma che mangeremo e come faremo? I pagani sono quelli che si preoccupano di queste, gente di poca fede. Dio ha cura di voi, ma non sono queste le cose importanti. E andando avanti, verso il centro e poi la conclusione della riflessione di questa mattina, Lui ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della Sua santità.
verso 11. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia. Io sfiderei qualunque persona di voi questa mattina a dire che è gioioso quando qualcuno gli fa una correzione. Che dice, oh, grazie che mi hai detto qualcosa che non andava nella mia vita. C'è qualcuno di voi che è arrivato a questa maturità? Grazie che mi hai fatto capire che questa cosa era sbagliata. Non solo grazie a Dio, perché ora vedremo più in dettaglio che questa correzione è determinata da un rapporto con Dio, con la sua parola, ma è anche determinata da un contatto tra di noi e dalla possibilità che Dio ha dato a persone che hanno l'autorità spirituale di poter aiutarti a correggere. È lo stesso come a scuola. Sarebbe assurdo che un bambino arriva lì e pretende di correggere la grammatica del professore. Certo, oggi come oggi ci sono persino dei professori che sono magari sgrammaticati, però capitemi. E allora è normale, dobbiamo accettare la correzione perché è per il nostro bene e sul momento, giustamente dice lo scrittore alla lettera agli ebrei, non sembra regare gioia, non è bello che qualcuno mi faccia vedere dove sbaglio, soprattutto se io non voglio cambiare. Questo dovremmo sottolineare, perché se io voglio cambiare, allora c'è un punto di orgoglio. Se qualche sorella, ecco, faccio esempi più semplici così ci capiamo, viene a casa tua e vede come prepari una certa ricetta, poi vede insomma che metti delle cose sbagliate, viene un risultato discreto, però lei ha un'esperienza più grande e ti direbbe, ma senti, ma perché anziché mettere 100 grammi di farina gliene metti 50? Oh, io ho fatto sempre così. Ma sapete, se la persona a un certo punto può provare, può credere, può fidarsi, magari prova quella ricetta e si accorgerà che la torta viene molto migliore. Questo che significa? L'orgoglio ci fa dire no, io l'ho fatto sempre così, io lo so fare così, mi hanno insegnato a fare così e quindi non esiste un modo migliore di fare la torta. No! Dio vuole fare questo cambiamento nella tua vita, vuole farti vedere un modo migliore di spendere la tua vita, ecco perché vuole correggere e quando cerca di correggerti direttamente attraverso altre persone, sul momento non sembra essere un evento esaltante, ma triste. In seguito però produce tuttavia un frutto di pace e di giustizia in quelli che sono stati addestrati per mezzo della correzione. Alleluia! Come determina un frutto pacifico di pace e di giustizia quelli che si sono preparati a scuola, poi fanno gli esami e prendono un buon voto. È lo stesso meccanismo, quelli che si sono addestrati alla giustizia di Dio provano sul momento una tristezza perché sono privati del loro oggetto d'amore. Come faccio, Signore? Tu mi chiedi di liberarmi dall'amarezza, ma l'amarezza mi piace, com'è bella questa mia amarezza. Signore, tu mi dici di lasciare questo risentimento, tu mi dici di lasciare la menzogna, ma è bella la menzogna. Dio dice, te sembra bella, ma non è bella, impara a entrare nella sincerità, impara a non amareggiarti, impara, e sul momento quando accettiamo la correzione di Dio, per un momento andiamo in astinenza, perché? Perché ci dobbiamo separare da qualche cosa, anche se è una cosa cattiva, se ci siamo attaccati alle cose cattive, c'è un'astinenza, è come la droga, quando una persona decide di non drogarsi più, è una cosa buona, ma qual è il primo effetto dell'abbandono della droga? La sindrome di astinenza. Come faccio? Non ce la faccio. No, non ce la posso fare. No, portatemi la mia eroina. Non ce la farò mai. No, no, almeno qualche cosa di sostitutivo. No, non ce ne posso. Però se si supera, parlate con qualche tossicodipendente che poi ha vinto questa battaglia con la droga. C'è una gioia. La correzione è avvenuta nella sua vita. Ha trovato la forza da Dio per cambiare ed è quello che può avvenire in te. E quindi conclude qui questa parte dello scrittore agli ebrei, e allora ragazzi rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, come a dire, anche se vi sentite un poco sconvolti, un po' handicappati, un po' bloccati,
un poco zoppicanti, fate sentieri dritti per i vostri passi affinché quello che è zoppo non esca fuori strada, ma piuttosto guarisca. E qui è il concetto che Dio ti vuole fare capire questa mattina. Attraverso la correzione tu puoi andare sempre di più dentro la strada. Se tu invece non ti fai correggere, vai fuori strada, e non fuori strada con un bel fuori strada, che è bello andare fuori strada, fare un po' di cross, no, vai fuori strada nel senso che quella cosa dove non ti sei fatto correggere ti porterà piano piano verso il male. E poi dirai, mi, ma com'è che sto andando verso il male? Mi, ma com'è che sto andando verso lì? Mi, com'è che poi mi incontro con queste persone? Mi, com'è che trovo questo tipo di amici? Perché? Perché stai coltivando una parte che non è la parte di Dio? Perché non ti sei lasciato correggere da qualche cosa? Comincerai ad andare prima al bordo della strada, poi fuori strada, poi magari a un certo punto ti accorgerai di essere proprio fuori fuori e magari dai, Signore, ti prego! E il Signore cosa dovrebbe dire a quel punto? Arrangiati, meno male che Dio non dice arrangiati, ma poi quando gli chiediamo aiuto, quando siamo proprio nell'abisso, per non esserci lasciati correggere, quando siamo nell'abisso Lui è misericordioso, che non significa che non è severo, ma dice esci fuori da dove ti sei andato a cacciare, esci fuori, guarda, guarda come ti sei combinato, io ti amo troppo, perché ti distruggi, perché ti contamini, perché bevi qualcosa che non ti può dissetare, dice il Signore questa mattina ad alcuni di noi in particolare. Fate sentieri dritti per i vostri passi affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Questa è la cosa bella. Se c'è un azzoppamento dentro di te, non deve essere un'occasione per andare fuori. Se c'è un lato della tua vita dove zoppichi, Dio vuole che guarisci. Qualcuno zoppica nell'amarezza, qualcuno zoppica nell'aggressività, qualcuno zoppica nella paura, ognuno zoppica in certe parti. Cosa facciamo? Lasciamo sempre di zoppicare oppure vogliamo andare nella strada dove impariamo a correre e a non zoppicare? Impegnatevi allora a cercare la pace con tutti. Impegnatevi. Ricordate qualche domenica fa abbiamo parlato della pace. È la santificazione senza la quale nessuno potrà vedere il Signore. Come a dire, noi vediamo Dio mano a mano che ci liberiamo di tutti quegli ostacoli, di tutte quelle impurità, capitemi? Qui non significa che nessuno vedrà Dio se non è perfetto, perché perfetti nel senso totale non ci saremo mai, ma significa che se vogliamo vedere Dio dobbiamo levare quei prosciutti di carne, proprio carne, no, carne di maiale, carne umana, di carne, di gelosie, di contese, di risentimenti, di tensioni, di invidie, quei prosciutti che ci abbiamo davanti dobbiamo imparare a lasciarceli levare da Dio, perché così più ci liberiamo, più vediamo Lui. Più lo vediamo, più diventiamo come Lui, vigilando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio, e questa è un'attenzione, che nessuno cada nella trappola del legalismo, che nessuno oltraggi lo spirito della grazia, e che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne restino contagiati. Anche le radici velenose sono delle correzioni che Dio vuole fare. Dio non vuole eliminare le persone, ma vuole eliminare tutte quelle cose che tra le persone, tra i suoi figli, sono contagiose, sono pericolose. Cosa potrebbero essere? Giudizi, mormorii, critiche. Tante volte passiamo molto più tempo a criticare gli altri piuttosto che a lodare il Signore. Fate una valutazione. Quanto state a parlare, non dico a sparlare proprio, ma a parlare degli altri, quanto state a parlare con Dio? Quando state a parlare male con degli altri e quanto state a parlare bene di Dio? Fate una specie di bilancio e sarebbe bello se imparassimo a fare questa bilancia, che è parlare sempre bene di Dio e parlare sempre meno male
degli altri. Le radici velenose, le radici di amarezza che vengono fuori e poi contagiano. E questo l'abbiamo detto sempre. L'amarezza, il risentimento, il mormorio, lo spirito critico sono tutte radici velenose amplificate da demoni. E quando qualcuno le comincia a vivere, dobbiamo cercare di levarle subito, perché poi si crea un contagio tremendo. Se io sono amareggiato, finirò per amareggiare mia moglie. E se mia moglie è amareggiata, amareggerà... Facciamo un amareggiamento totale. E allora chi è più forte subito elimini la radice. Invece noi ragioniamo, ma forse la elimina lei, lo elimino io. No, ognuno di noi è chiamato a levare la sua radice, perché sono come tante benzine con un fuoco, con un cerino del diavolo che vuole far esplodere tutti. Allora, se noi leviamo il combustibile negativo, il fuoco arriverà, ma non ci incendierà. Alleluia! State fermi nella fede. Abbiate lo scudo della fede per difendervi dai dardi infuocati del maligno, anche dei dardi di amarezza, di dolore, di tutto quello che volete. Impegnatevi che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti ne siano contagiati, che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Come a dire, cosa significa essere profani? Quello che abbiamo detto fino ad ora, capire che le cose che Dio ci vuole fare realizzare sono più importanti delle nostre cose. Noi spesso scambiamo le benedizioni di Dio per una cosa inutile e diciamo: ma io devo fare questo, non posso essere presente al tuo appuntamento, Signore. Quante volte nella giornata manchiamo i nostri 15 minuti di preghiera e lo facciamo per cose trascendentali, perché no, lo facciamo per stupidaggine, perché in quel momento ci siamo dimenticati le chiavi in un posto, e le chiavi non possono aspettare, giustamente, mentre Dio può aspettare, mentre la sua presenza può aspettare. Capite? Essere profani significa non valutare bene quello che sono le cose più importanti per noi. E il danno poi è per noi, non è per Dio, perché se Dio nella giornata di oggi, per esempio, ti vuole procurare una pace, una gioia che ti servirà poi ad affrontare più tardi tuo marito o non so quale situazione, se tu non fai questa riserva, quando ti troverai di fronte a quell'ostacolo, che fai? Ti fermi, vai in tilt e poi dici: ah, non ce la faccio, non ce la faccio. Ma hai fatto benzina? Ah, non ci si può arrivare. Ma hai fatto il pieno? No, Dio, ci ho messo una goccia. E come fai a camminare con una goccia di presenza di Dio, a superare gli ostacoli, ad andare avanti, a correre? Come ce la puoi fare? Quindi attenzione a non essere profani, come a dire, a non capire il valore delle cose di Dio. Poi, passando al penultimo verso, questa mattina, vorrei che comprendessimo che in questa correzione noi siamo sempre tra due fuochi, siamo tra due fuochi internamente, combattendo tra la spinta del nostro spirito e della nostra carne. Cioè il nostro spirito ci porta verso le cose di Dio e ci vuole guidare verso le cose di Dio, la nostra carne ci vuole portare in un'altra direzione. Siamo tra due fuochi spinti da queste due energie. Siamo tra due fuochi spinti da due amplificazioni. Che significa? Il demonio che amplifica gli stimoli della tua carne, quindi da un'amarezza piccola, il demonio dice: no, ma questa è troppo piccola, allarghiamola un poco, aumentiamola, cresciamo, e poi diventa veramente trabocca. No, questo è un odio piccolo, un odio così piccolo, che cosa puoi fare? Niente. Allora gonfiamolo. Quindi siamo tra due influenze agli stati d'animo che abbiamo dentro: la influenza del diavolo con tutte le sue potenze sataniche che vuole amplificare il male che è presente nella nostra carne, e dall'altra parte lo Spirito Santo
che vuole guidarci alla scoperta delle cose meravigliose che Dio ha messo nel nostro cuore. E in ultimo, siamo tra due fuochi, perché fino a qui abbiamo parlato di noi stessi tra due fuochi, noi stessi tra due influenze spirituali, Dio da una parte, lo Spirito Santo, il demone Lucifero con tutte le forze delle tenebre, ma ancora ci sono due tipi di influenze che possono condizionare la nostra vita. E per capire questo leggiamo il penultimo verso di questa mattina, in Seconda Pietro. Qui sta parlando dei falsi dottori, dei falsi profeti, di quelle persone umane, non sta parlando di angeli, di spiriti, ma di quelle persone che si accosteranno a te per cercare di portarti fuori dal progetto di Dio, in contrasto invece con i responsabili, i tuoi conduttori, il tuo pastore, gli anziani, che si accosteranno a te per cercarti di portare nel progetto di Dio. Ci sono due tipi di compagni di viaggio. Leggiamo prima il compagno di viaggio da non fare salire sulla propria macchina. Solo qualche identikit veloce. A parte i dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione, eccetera, eccetera, e molti li seguiranno nella loro dissolutezza, sto leggendo secondo Pietro 2, molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa della la via della verità sarà diffamata. Vi sfrutteranno con parole false, eccetera, eccetera. E poi più avanti, audaci, qua da una piccola descrizione di queste persone che si pongono accanto a te per deviarti dalla strada, audaci, arroganti, non hanno orrore di dire male delle dignità, non hanno orrore di dire male delle dignità, mentre gli angeli, benché superiori a loro per forza e potenza, non portano contro quelle davanti al Signore alcun giudizio ingiurioso, ma costoro, come bestie prive di ragione, destinate per natura ad essere catturate e distrutte, dicono male di ciò che ignorano e periranno nella propria corruzione, ricevendo il castigo come salario della loro iniquità. E andiamo avanti, qualche altra caratteristica tipologica di queste persone. Essi trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godono dei loro inganni mentre partecipano ai vostri banchetti, hanno occhi pieni di adulterio e non possono smettere di peccare. Sono così presi dal male, dall'incredulità, che non possono smettere di peccare. Adescano, attenzione, qui c'è il contatto con te, adescano le anime instabili, adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figli di maledizione, eccetera, eccetera. Verso 18, fonti senza acqua, eccetera, eccetera. Verso 18, con discorsi, attenzione, pomposi e vuoti, nello stesso tempo, adescano, mediante i desideri della carne e le dissolutezze, quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Cioè, quando tu hai cominciato appena ad allontanarti dalla logica perversa di questo mondo che dice ma questo si fa, ma questo è giusto, ma questo è normale, ma il veleno si beve, ma arrivano subito gli emissari del regno di Satana, e cosa cercheranno? Cercheranno di adescarti, proprio te, anima instabile, attraverso i desideri della tua carne, attraverso il fatto che non ti vuoi correggere, e cercheranno di portarti verso il male, promettendo, e questa è l'illusione più grande, il verso 19, promettono loro la libertà, ma liberati di questo Signore, ma liberati di questo Gesù, ma liberati di questa Chiesa. Sentirete qualche benefattore dire alla vostra vita nel momento in cui avete cominciato ad amare Gesù prima di ogni altra cosa.
qualcuno verrà a cercarvi di levare questo amore e promettendo libertà, promettono libertà mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di colui che lo ha vinto. Alleluia. Io sono contento questa mattina di essere stato vinto da Gesù. Alleluia. E se tu sei un cristiano, sei stato vinto da Lui con la sua morte sulla croce, Lui ti ha vinto. E non ti ha vinto al gioco, ti ha vinto morendo, ti ha pagato a caro prezzo. Ma queste persone che cercheranno di sviarti, cercheranno di allontanarti, promettono una libertà che non hanno, perché ognuno è schiavo di colui che l'ha vinto. E se tu sei vinto dalla corruzione, dalla incredulità, la tua schiavitù è una schiavitù distruttiva e che porterà danno a tutti quelli che prenderai sotto la tua vita. Se infatti, e questo è un monito ancora questa mattina, dopo avere fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù, si lasciano di nuovo avviluppare, perché si lasciano sedurre da quelli che adescono e ti dicono: ma dai, ma tutto il mondo ha camminato sempre così, ma ora che tu vuoi fare il buono, vuoi fare il puro, vuoi imparare a non mentire, vuoi imparare a dire la verità, vuoi imparare a perdonare, ma dai, ma guarda come camminano le cose. Se ti lasci adescare è drammatico. Perché? Perché quelli che si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, avviluppare non è ancora una cosa irreversibile, ma se si lasciano vincere la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non avere conosciuto la via della giustizia che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato. È avvenuto, ed è drammatico quello che esprime ora l'Apostolo Pietro, è avvenuto di loro quello che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito. La scrofa lavata è tornata a rivoltolarsi nel fango. Ora, se noi cogliamo queste espressioni, certamente nessuno di noi ha un'idea bella come se un cane torna al vomito. Ma neanche senza un cane, che noi dopo che abbiamo vomitato diciamo: oh, dove sono andato a vomitare quella cosa bellissima, vorrei andarmi a prendere quella cosa che ho vomitato. Ci saranno persone accanto a te che cercheranno di farti credere che quello che hai vomitato è buono. Cercheranno di farti credere che quello da cui Dio ti sta liberando è qualcosa di buono. Quindi, come a dire: ma non lasciare il tuo odio, non lasciare la tua amarezza, non lasciare la tua menzogna, non lasciare la tua impurità, non lasciarla. Vai, ecco, è lì dove noi non ci lasciamo correggere da Dio, queste persone avranno un influsso più chiaro e riusciranno, se noi non ci lasciamo correggere da Dio, ma anzi ci lasciamo correggere dal diavolo. Perché questo significa suggerimenti dall'altra sponda, come dire: Dio ti dice le cose per il bene e tu cosa ascolti? Il suggerimento di queste persone che ti promettono la libertà, del sistema intorno a te che ti promette la libertà, e se tu ascolti torni al tuo vomito. Ed è tremendo, perché all'inizio può sembrare che abbia un buon sapore, ma poi ti accorgerai che è qualcosa che non è per te. È un'espressione forte, ma rende. O il maiale lavato che ritorna, oh, che bel pozzo di fango. Ecco, noi siamo tutti così belli, igienici, puliti, ci laviamo 3 volte al giorno, qualcuno, non so, tutto il maquillage, leviamo tutti gli odori, la puzza, però non ci preoccupiamo di andare a finire nuovamente negli stagni del peccato, della corruzione, della distruzione. Lì basta che restiamo puliti esternamente, poi ci andiamo a buttare. E questo perché? Perché non accettiamo la correzione di Dio. Ultimo verso, e ho concluso veramente. In Ebrei, sempre, capitolo 13, ci dà anche un consiglio pratico per imparare a accettare, apprezzare la correzione. Un verso solo. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro,
perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto. Qualcuno dice: io obbedisco solo a Dio. Ma Dio sa che hai bisogno di una correzione, anche umana. Perché quando nascete e siete creature di Dio, ci deve essere un genitore che si prende cura di voi e che in qualche modo vi deve dare qualcosa. Può essere un cattivo genitore, ma non ce la potete fare. Quando siete bambini avete bisogno di un genitore spirituale. Non esistono bambini che possono non avere un riferimento. Non esiste chiesa dove non ci sia un riferimento, dove non ci sia un'autorità. Perché questo non è il progetto di Dio. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro. Perché? Perché? Perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto. Cosa significa, e concludo la riflessione di oggi, che mentre siamo tra la lotta tra lo spirito e la carne dentro ognuno di noi, mentre siamo nella lotta tra lo Spirito Santo che ci vuole guidare, lo spirito del male che ci vuole portare alla distruzione, siamo sempre nella lotta tra ascoltare le cattive compagnie che corrompono, dice la Scrittura, i buoni costumi, o di ascoltare le buone compagnie, cioè quelle persone che Dio ha messo a vigilare sulla tua vita, a vegliare sulla tua anima, a vegliare. Che ne direste di una mamma che veglia su un bambino e vede che questo bambino gli sta salendo un'ape per morderlo e gli dice: ma che importanza ha? Direste: ma questa madre è pazza, come? Vede il pericolo nel figlio e non gli dice niente? Ma è la stessa cosa. Che ne direste di un pastore che vede certe cose che vanno male nella vostra vita e cerca di farvele vedere perché non vi distruggano e voi dite no? È la stessa cosa, per questo è una protezione grande quella di ubbidire ai propri conduttori e sottomettersi a loro, perché vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto. Attenzione, io non renderò conto a Dio se voi poi ascoltate le mie correzioni, questo ve lo dico chiaro, perché certamente non vi posso costringere. Però Dio mi potrà dire: perché non hai detto a X, a Y, a Z? Perché non l'hai avvertito che quell'atteggiamento era pericoloso e l'avrebbe fatto del male? Allora questo significa che per essere aiutati dovreste imparare a gioire della correzione che vi viene da Dio, dallo Spirito Santo, dai conduttori, da quelli che Dio vi ha messo davanti per vegliare sulle anime vostre. E questo per il vostro bene, ma qui c'è pure un bene di chi lo fa. Dice: perché facciano questo con gioia e non sospirando. Come a dire che, come fanno le mamme quando sospirano, che dicono 10.000 volte la stessa cosa ai loro figli e continuano a sospirare, e i figli: no mamma, no, no, sì, no, 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 no. E la mamma sospira, poi alla fine si arrende: io te l'ho detto figlio mio, piango, sono ferita, mi ferisco, farai le grandi cavolate, ma se non mi vuoi ascoltare non ci posso fare niente. Allora c'è anche una bellezza in questo verso, in cui, visto che poi vogliamo veramente crescere, e allora facciamolo con serenità, cioè accettiamo la correzione, accettiamo il compito di chi Dio ci ha messo sopra, facendo così anche che chi deve esercitare questo compito lo faccia con gioia. Che con gioia, dico, leviamo questo sporco. Allora trovo che qualcuno dice: oh, che bello, hai visto il mio sporco, laviamolo insieme, laviamoci tutti, facciamoci una doccia meravigliosa, diventiamo puliti. Ma se c'è sempre qualcuno che dice: no, io non mi voglio pulire, scappa. Io non lo posso inseguire. Io posso pregare, posso piangere, posso dire: Signore, pensaci tu, posso parlargli, posso riportarlo alla parola di Dio, posso dirgli: guarda che la parola di Dio è così, guarda. Però Dio non ci dice di usare le armi per correggere i figli che non vogliono farsi correggere.
lo faremo sempre con fermezza, ma con amore. Non so se è chiaro. E qui è un progetto ancora che Dio ci chiede questa mattina di accettare, perché ciò, cioè il fatto che non vi lasciate correggere, non vi sarebbe di alcuna utilità. Non solo il fatto che non vi fate correggere, ma il fatto che fate stare sempre i vostri genitori spirituali sempre lì a sospirare, a dire ma perché, ma non lo capisce. Ma... E allora questa mattina ci alziamo in piedi. Questa mattina io credo che Dio è semplice, io non credo che ci sia grande complessità teologica in tutto quello che abbiamo detto questa mattina. Le cose, se le vogliamo capire, sono semplici, se non lo vogliamo capire troveremo sempre 100.000 scuse. Sintetizzando, non c'è più condanna per alcuno di voi, siamo veramente nel Signore, questa è una bellissima notizia, ma c'è un bisogno di crescita per ognuno di voi, di correzione per diventare partecipi della santità di Dio, e questa correzione passa, a parte per il vostro rapporto con Dio, a parte con il vostro rapporto con la parola di Dio, passa anche attraverso la conduzione di qualcuno che Dio ha messo come responsabilità, e che vi assicuro che da un certo punto di vista non la vorrebbe questa responsabilità. Ecco perché? Perché quando uno ha un figlio che dice figlio fai questo, ci dici papà, figlio, allora diventa una cosa anche piacevole dire, indicare, ma quando uno tante volte ha dei figli che dice fai questo, ma va papà, ma ora vedi qua là, e si deve tirare mezz'ora, 10 ore, 3 giorni, 10 anni, poi magari, grazie a Dio, poi ogni tanto qualcuno si rende conto e dice papà, io hai ragione, qualcuno dei figli. Ad esempio con mio figlio Riccardo ogni tanto succede, vabbè hai ragione, forse anche con mia figlia Irene, anche se non lo manifesta mai, però forse qualche volta lo pensa pure che avevo ragione, anche se non lo dice. Ma non è bello quando invece uno dà dei suggerimenti dal cuore e vede gli altri che non si fidano, che pensano che queste sono critiche, sono giudizi, ma se uno ama, vuole il bene. E se io voglio fare questo compito, non lo voglio fare certo perché mi piace umanamente, ma lo faccio con l'amore che Dio mi dà verso di voi, e per questo vorrei esortarvi ad essere più duttili alla correzione, a capire che è una cosa che vi aiuterà, che ci aiuterà. Io la devo ricevere pure, non sono della serie incorreggibile, sono stato un incorreggibile, ma ringrazio Dio che ha cominciato a rompere questo mio orgoglio, e preghiamo questa mattina che ognuno di noi possa veramente imparare a lasciarsi correggere da Dio. Amen? Alleluia. Signore, ti ringraziamo. Grazie perché è grande l'amore che hai per noi ed è grande il desiderio che hai di correzione, perché ci vuoi fare partecipi della tua santità, che significa della tua libertà, della tua gioia, della gioia più grande che possiamo immaginare, Signore. E io ti prego per ognuno di questi miei fratelli, di quelle mie sorelle che si sentono stanchi, affaticati, che si sono persi d'animo, che hanno cominciato a zoppicare, che stanno venendo invasi forse da tutte le emozioni del passato, da tutte quelle radici di male, di veleno. Io ti prego per ognuno di loro, per ognuno di noi, che possiamo lasciarci correggere, che possiamo veramente accettare la correzione, rimettendoci in discussione e smettendola di fare sempre come abbiamo fatto, pensando che sia il meglio. Ti prego, Signore, perché questo possa portare la presenza del Tuo Spirito in una maniera tangibile tra di noi, perché il Tuo Spirito si possa muovere, perché possiamo vederti operare miracoli, prodigi.